Ciao a tutti ragazzi, sono Epitrip e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di Minecraft. Finalmente rieccolo. Allora, ho deciso che praticamente farò i video un pochino più corti, giusto per risparmiare tempo per caricarvi il video, altrimenti poi rischia magari che lo carico alle 9 di sera e non tutti voi lo possano vedere. Quindi diciamo che saranno un pochino più corti i video di Minecraft, ovviamente taglierò le parti meno cruciali. E comunque oggi, secondo il consiglio di Flavio Beccari, che ringraziamo, costruiremo una sorta di mini piazza nel nostro villaggino. Visto che nello scorso episodio della serie di Minecraft avevo chiesto se alcuni di voi, qui è morto uno scheletro, poverino. Visto che l'avevo chiesto ad alcuni di voi nello scorso episodio della serie cosa volevate che facevamo in questo villaggio, perché effettivamente questo diventerà un nostro villaggio, mi avete lasciato tutti delle idee grandissime, quindi ringrazio tutti voi. Prima o poi le farò tutte, ovviamente vi darò i meriti, perché comunque voglio dare i meriti a chi mi consiglia queste cose. Ma soprattutto volevo ringraziare Flavio Beccari per l'idea di oggi, ovvero l'idea di costruire dei mercati, un mercato, una piazza con dei negozietti. Allora, non avendo un grandissimo spazio, ho deciso di spianare un attimo la zona qua dietro. Qua sotto c'era un laghetto, se vi ricordate. E praticamente mi è venuto in mente di fare magari qualcosa tipo delle bancarelle, non una piazza con un mercato, dei supermercati, cose così, perché ovviamente siamo in un mondo in survival, mi sarebbe un pochino difficile farlo, considerando anche che non abbiamo uno spazio grande piatto. Poi in uno dei prossimi episodi magari voglio costruire il cimitero. Non mi prendete come una persona triste, perché sono una persona molto molto ottimista, soprattutto considerando il fatto che sono una persona sempre allegra. Ma vorrei fare il cimitero non per altro, ma per dedicarlo appunto a mio padre, visto che, come già detto nel video delle FAQ, non ho bisogno di parlare altro. Mi sembrava un pochino giusto, dai. Poi magari lo faccio off camera. Poi tra l'altro alcuni di voi mi avevano consigliato di mettere la palle del bunino da questa parte, ovvero invece che di lì, di qua, perché di là effettivamente si scontrano con la farm di ferro. Effettivamente sì, magari lo faccio, però non in questo episodio, magari lo faccio anche off camera addirittura, poi vedo, dai. Allora, in questo episodio volevo fare le bancarelle, come ci ha consigliato Flavio Beccari, e volevo metterle... poi magari Beccari, non so, Beccari, boh, non lo so. Allora, le bancarelle volevo metterle qualcosa in quest'ordine, poi vabbè farò la sardina di ghiaia che si prolunga fin qua, farà tipo un giro. Però voglio fare qualcosa di questo tipo, non troppo grandi le bancarelle. Poi alcune non lo so, le faremo di vestiti, ci metterò delle armature di pelle con gli armor stand, cose di questo tipo. Ma voglio farle lunghe 5, non troppo lunghe ovviamente, perché vabbè, vi lascio immaginare cosa possano diventare se non le facciamo troppo grosse. Poi ci sto pensando, perché questo progetto effettivamente lo sto improvvisando al momento. Non vi nego quando improvviso qualcosa. Però facciamo qualcosa tipo lungo 4, va bene, dai, non neanche troppo lungo 5, poi qua in mezzo una lunga 5, così tipo, ci potrebbe stare, poi di nuovo una lunga 4. Ovviamente non so se ne faccio 3 effettive, ma comunque facciamo qualcosa di questo tipo, ok. Poi qui ci sarà la roba in vendita, quindi metterò tipo delle scale o qualcosa di questo tipo. E poi vabbè, lateralmente metto dei fence, giusto per fare le separazioni tra una bancarella e l'altra, visto che sennò poi i venditori si rubano tra di loro, cribio, sono dei politici. No. E praticamente qualcosa di questo tipo. Poi tra l'altro venditori, se erano se vendevano roba meno di qualità, erano vendargenti, perché venditori, venditargenti, venditbronzi, capito? Fa ridere, dovete ridere, no, basta. Allora, poi lateralmente qua non so se effettivamente voglio mettere delle fence, perché comunque ci sarà qualcosa tipo, cioè è come il muro laterale di tutte le altre robe. Poi magari faccio qualche altra bancarella qua all'angolo e non lo so. Comunque ragazzi, adesso vedo un attimo di organizzarmi, lavoro un attimo un pochino off camera sta roba qua e ci rivediamo tra poco, così faccio anche il primo taglio e magari il video viene un pochino corto. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Topolino approves. Allora, fare qualcosa di questo tipo ci potrebbe stare, ovvero fare una sorta di... come posso chiamarla adesso? Parkour per piazzare qua sopra? No, l'ho piazzato pure male. Allora, qualcosa di tipo bancarella con tetto spiovente, però non a spiovente. Adesso vi spiego. Con tetto a discesa, cioè più o meno faccio un tetto di qua, che però andando dietro diventa sempre più basso. Qualcosa di questo tipo, tipo mini capanna. Poi vedrete. Allora, comunque ho deciso di prendere così, fare qua lateralmente dei mini muretti. Poi vabbè, qua in mezzo ci sono le robe, quindi non è nulla di speciale. Fare qualcosa tipo stalla dei primi anni del 1000 dopo Cristo. Cioè fare qualcosa tipo discendente. Poi come magari gli angolini faremo delle mini bancarelle di cibo, cose di questo tipo. Comunque adesso ragazzi vi faccio vedere un attimo cosa ho in mente. Poi qua lascerò uno spazio vuoto, magari metterci delle balle di fieno, giusto per, visto che comunque non siamo in un'epoca moderna qua nel mio mondo. Cioè questo dovrebbe essere l'obiettivo, visto che è tutto un pochino stile medievale. Poi il mulino a vento ancora non so se se ne vedono più in giro i mulini a vento. Da un po' che non vedo un mulino a vento a vita reale, vabbè. Pensieri a parte, poi fare una bancarella tipo di questo tipo qua, così all'angolo, giusto per. Poi vabbè, qua dietro mi sa che dovrò spianare. E poi magari fare qua tipo qualche tavolino qua in mezzo, un pochino messo a cazzo di cane, giusto per. Scusate ragazzi se sono volgare o se sono infantile, ma mi conoscete, sono fatto così. Spero di non dar fastidio e vedo che ad alcuni di voi comunque la mia personalità piace. Quindi
perché non cambiare? Non voglio cambiare, onestamente. Direi che cambiare se stessi giusto per accontentare qualcun altro è veramente, veramente molto brutto. Non peraltro, perché l'essere falsi lo tengo sbagliato. Non so perché sono arrivato a parlare dell'essere falsi durante un let's play di Minecraft, però va bene lo stesso. Allora, qui sta facendo notte, quindi diciamo che mi preparo per dormire. Tra l'altro, ragazzi, qua ho effettuato dei cambiamenti alla camera. Ho aggiunto questa slab di quarzo, cioè che poi non è di quarzo, è di ferro, però va bene lo stesso. E mi sono messo una spada qua giusto per fare tipo monitor, anche se non ho un computer nella vita reale. Non ho computer. Vabbè, fa niente. Fotte sega, adesso io dormo, mi preparo ancora un po' per lavorare. Porca puttana, piazza Lube. Oh, là. Ben fatta. Metti anche questo. Ok, ragazzi, rieccoci le bancarelle. Le ho fatte. Diciamo che questa è la bancarella del venditore povero perché è venuta veramente brutta. Non ho mai costruito delle bancarelle. Quindi, se effettivamente vengono brutte, ragazzi, colpa mia. Completamente mia perché non l'ho mai costruita e non sapevo come farle. Comunque, mi è venuto in mente di fare questa cosa qua. Allora, visto che non abbiamo ancora gli. Oddio, non mi ricordo più. Gli stendardi. Non potrò mettere, diciamo, gli stendardi bianchi qua sopra che mi erano venuti in mente magari con delle decorazioni o qualcosa di questo tipo. Comunque, ho deciso di fare questa cosa. Magari qua sopra metterò dei cartelli con dei simboli a caso. Ma comunque adesso ragazzi procediamo un attimo alla cosa. Allora, innanzitutto mi sono preso l'altra ghiaia che mi era rimasta, perché diciamo che la ghiaia la recupero tutto dagli scavi o comunque dalle robe che faccio che piove ghiaia, come se ci fosse più ghiaia che roccia. E diciamo che utilizzo per fare tutto il pattern della strada appunto del mio villaggio. E diciamo che voglio fare qualcosa di questo tipo qua. Allora, qua innanzitutto le palle di fieno come avevo detto prima. Poi metterò diciamo dentro ai mini negozietti qualche... Allora, a parte il fatto che ci metterò qualche bala di fieno così a caso, metterò come pavimentazione dei mini negozietti un pochino di sabbia a caso, come se ci avessero tirato, non lo so, qualche briciolo di paglia rimasto e appunto l'abbiano utilizzata come pavimentazione. Quindi diciamo che credo ci potrebbe stare. Poi questa qua vorrei farla come bancarella del cibo, questa qua come bancarella dei vestiti e questa qua come bancarella della miscela. No? Se lo traducete in italiano significa la bancarella delle cose varie, quindi ci metterò delle casse a caso, magari qualcosa di questo tipo. Comunque ho ripreso la registrazione per il semplice fatto che volevo registrare con voi, dopo aver recuperato un'altra un po' di legna, diciamo la parte appunto dei tavoli qua che vi avevo elencato prima. Allora farò qualcosa di questo tipo, quindi ci costruiremo un po' di slab e voglio fare qualcosa di questo tipo intorno alla crafting table. Allora, diciamo che questo qua è una decorazione molto molto carina che si può fare in praticamente tutti i mercati, soprattutto considerando che nei mercati poi ci sono tavoli sparsi a caso, veramente molto a caso. E diciamo che se fate qualcosa di questo tipo potrebbe risultare molto molto carino esteticamente. Poi ricoprite qua di scale, diciamo che le slab sono più che altro per non sprecare molto molto legno. E fate qualcosa di questo tipo. Poi il mio consiglio, poi sopra questo tavolo mettete quello che volete, da partire da vasi, anche tappeti, quello che volete. L'importante è che faccia un attimo di effetto grafico, perché veramente fa un bel effetto. Adesso vi mostro quello che intendo. Adesso qua facciamo le ultime scale, tanto non credo ne servano ancora tante. E poi facciamo qualcosa di questo tipo. Mi sa che hanno piazzata una malissimo, no, ho piazzato delle slab. E comunque ragazzi, adesso volevo ridirvi che comunque, vabbè, i saluti sono sempre alla fine, ormai lo sapete, credo. E volevo dire che ognuno di voi verrà nominato con un cartello davanti all'idea che consiglia per il villaggio. Ovviamente le farò praticamente tutte le idee che mi avete consigliato, perché erano veramente delle idee molto molto carine. E metterò praticamente qua, non lo so, magari sul tavolo il nome di Flavio Beccari che ci ha consigliato appunto questa struttura. Ma comunque adesso ragazzi mi sa che vado a costruirmi qualcosa. Poi con in quello che ci è rimasto fate dei mini tavolini anche a cazzo di cane. Anche un po' rotti, un po' distrutti, qualcosa di questo tipo, non lo so. Giusto perché fa molto molto di estetica con il coso, con il mercato. Poi diciamo che potrebbe dare anche l'effetto magari di di scatole o comunque di pezzi di mobili lasciati un po' a caso. Poi vabbè, con le sedie ci possiamo fare tranquillamente con le scale ci possiamo fare tranquillamente delle sedie, perché no? E poi magari di fianco alle sedie ci mettete dei cartelli per fare tipo i bracciali delle sedie. Poi questa qua non so onestamente cosa farci come bancarella, perché è un po' una bancarella povera, poi magari ci metto qualcosa a caso. Comunque adesso ragazzi, diciamo che decoro un attimo ancora con della sporcizia. Diciamo che decoro con della sporcizia io questa zona qua. Poi magari se lo facciamo con diversi tipi di legna ci può stare ancora meglio. Quindi facciamo qualcosa di questo tipo. Hola. Magari anche qua sul tavolo, guardate, qualcosa di questo tipo. Poi anche per terra, anche posto magari qua, qualcosa di questo tipo, ragazzi. Quindi adesso mi costruisco magari un armor stand. Prendo dell'armatura di pelle a caso, visto che di pelle ne dovrei avere un bel po' dopo aver ucciso un casino di ieri che passano fuori casa mia. Comunque, ragazzi,
Un coniglio. Comunque, ragazzi, rieccoci. Dicevamo, allora, qua ho messo dei tappetini giusto per, visto che me ne avanzavano. Poi qua sopra sul tavolo ho fatto quello che vi dicevo. Qua in mezzo c'è una crafting table, così che è anche utile. Poi adesso qua volevo mettere delle torce, perché sennò rischio lo spawn dei mob, che non è qualcosa che diciamo che mi piace. Poi magari qua dentro ci mettiamo dei villager, giusto per. E comunque adesso, ragazzi, finisco un attimo di decorare qua e poi vado ad aggiungere gli ultimi due che me l'hanno chiesto nella stanza degli iscritti. Allora, qua ho deciso di non farci molto, visto che appunto non so cosa farci. Quindi ci metto un pochino di sabbia così, anche se me ne devo prendere di più di sabbia poi per fare effettivamente tutti i pavimenti del mercato. Ma metto delle torce qua a caso giusto per evitare lo spawn dei mob, come già detto. E adesso faccio una cosetta. Allora, avevo detto che qua facciamo tipo la bancarella del cibo, e quindi facciamo un po' di cibo. Mettiamo soltanto l'icona del cibo qua sopra e poi mettiamo una cassa qua dentro, giusto per. Poi qui avevano detto che facevamo quella dei vestiti, se non mi sbaglio, quindi mi sono craftato l'espositore, poi un'armatura di pelle tutta nuova, visto che comunque non c'abbiamo quella di ferro, e facciamo qualcosa di questo tipo. So che sul computer con l'ausilio dei command block si può mettere anche il com e le braccia e quindi una spada, ma onestamente preferisco mantenerlo così, visto che noi non abbiamo ancora i command block. Poi, qua era quella del miscellano, quindi delle cose varie, quindi non ho molto da mettere dentro, ci metto due casse e magari qualche blocco così per fare tipo effetto scatola. E ragazzi, direi che il mercato è fatto, non è venuto qualcosa di chissà che, però non è neanche troppo male onestamente, per me ci potrebbe stare come decorazione esterna. Tra l'altro, considerando che non abbiamo ancora dei villager e non c'era molto spazio, direi che un risultato come questo ci può stare abbastanza bene. Allora, adesso qua metto il nome, non posso farvi vedere mentre metto il nome perché ragazzi, c'è un bug sulla PlayStation che praticamente apre il menu di testo e il menu di testo blocca la registrazione, non so perché, però vabbè, dovrò far così. Quindi ragazzi, adesso aggiungo qua Flavio Beccari, che è il creatore, vado giù nella stanza iscritti, aggiungo gli ultimi di voi, saluto gli ultimi di voi e concludo l'episodio. Quindi ragazzi, spero che vi piaccia questo mercato, chiedo delle idee da parte vostra se non vi piace, comunque se. Ok ragazzi, ho aggiunto gli ultimi di voi alla stanza degli iscritti, ho aggiunto Leftover Four, Niccolò Acampoli, o Acampoli, non so come si pronuncia, e Aimbix. Tra l'altro volevo salutare Leftover Four e Aimbix che me l'hanno chiesto, quindi ciao ragazzi, e spero onestamente che questo episodio sia piaciuto a tutti voi. Ragazzi, se avete dei consigli da lasciarmi vi invito a lasciarmi nei commenti. Comunque ragazzi, io come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata, spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi ringrazio per il supporto e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi. Ciao anche da Topolino, ciao mini zombie fuori casa, non me ne frega.